Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlerò di postazione trucco, un argomento che ci piace tanto. Ecco, io ho constatato, siccome ho fatto qualche tempo fa, ho scritto un articolo proprio sulla toilette trucco, su una postazione trucco, su una console trucco, ecco, io ho visto che è straletta, cioè voglio dire, tutti mi chiedono, mi scrivono: ma Valentina, ma parlarci un po' di più di queste postazioni trucco, facci sapere com'è la tua. Ecco, quindi io alla fine ho pensato, oltre che a scrivere questo articolo, ho pensato anche di parlarne con voi attraverso un video. Non è un argomento difficilissimo, ecco, perché è semplice, voglio dire, ci vuole solo un po' di gusto, di fantasia, e un angolino per il trucco lo possiamo trovare in qualsiasi parte della nostra camera da letto. Ecco, nel mio caso io non ce l'ho in camera da letto, ma ce l'ho nel mio studio, perché mi viene più semplice, soprattutto per scrivere gli articoli, le fotografie. Qui io faccio anche, sono una fotografa, per cui mi sono creata il mio angolo per fotografare tutti i trucchi, gli oggetti. Avete visto, insomma, voglio dire, io ci tengo molto alle fotografie, così ho cercato di creare anche il mio feed Instagram. Ho cercato di renderlo sempre molto carino, di seguire sempre un ordine, di farlo apparire sempre con lo stesso colore, che è il rosa. Quindi troverete sempre questa sfumatura di rosa in tutte le mie foto, così come nel mio blog. Ecco, la stessa cosa nel mio blog, e se ve ne siete accorte, anche nei video cerco un pochettino di dare un po' di luce rosa ai miei video. Ecco, io non sono una videomaker, purtroppo. Non ho neanche voglia di studiare per diventarlo, perché faccio troppe cose, non ho il tempo, ho da seguire il blog, ho da seguire tanti lavori con i brand. No, non ce la posso fare. Va bene, la fotografia sì, perché è un amore che ho da tanti anni e faccio fotografia da quando ero ragazzina, per cui sì, la fotografia, cerco sempre di migliorarmi, di studiare nuove tendenze, quello sì, di comprare macchine fotografiche nuove. Assolutissimamente, la fotografia è un qualcosa che mi porterò con me sicuramente per tutta la vita, e farò foto anche quando sarò vecchia, rimbambita, nella speranza di poterci arrivare. Ecco, però studiare anche per videomaker, no. Infatti, come potrete vedere, i miei video non sono il massimo, sono scadenti, sono scadenti. C'è poco da dire, ecco, non sono mai stata elogiata per i video. Magari mi fanno complimenti per il mio blog, che è un blog che funziona. Ho letto tantissimo, ricevo tanti complimenti, ci sono tantissimi altri siti e blog che parlano del mio, di blog. Ecco, è uno tra i più letti, e l'hanno anche considerato tra i più letti e i più belli d'Italia. Ecco, questo mi fa veramente, ma veramente piacere. Però buttarmi anche nei video, anche no. Per cui, ragazzi, accontentatevi di quello che posso fare e di quello che posso darvi. E quindi, niente, tornando alla nostra postazione trucco, vi dicevo che non è poi così tanto difficile. Io adesso vi farò vedere tantissime foto, vi riporterò anche al mio articolo sul blog, per farvi vedere un po' come come dire, creare un angolino tanto carino per truccarvi. IKEA, anche l'altro giorno ho fatto un video e vi ho parlato di cabine armadio economiche. Ecco, IKEA chiaramente in questo caso fa prodotti buoni, prodotti molto carini di design, e soprattutto a buon prezzo. Ecco, la mia toilette trucco è di IKEA, una toilette che forse avrò pagato, boh, 120 euro, qualcosa del genere, non lo so, ma chiaramente vi lascerò il link e vi farò vedere qual è la mia toilette. E niente, la toilette è importante posizionarla magari in un angolo vicino alla luce e alla finestra. Se non avete questa possibilità, potreste optare per uno specchio che ha anche le luci, e anche qui IKEA vi viene in aiuto, perché ha tantissime possibilità di luci per illuminare la vostra toilette, la vostra console trucco. E poi
poi che dire, potreste, oltre a posizionare dei piccoli cassettini in cui sistemare i vostri rossetti, i vostri correttori, ecco, poi potreste anche magari sistemare sopra la vostra toilette trucco un bel vaso di fiori, che può essere un vaso di fiori ricco di fiori finti, oppure perché no, se avete la possibilità e la voglia anche di fiori freschi, potreste aggiungere una bella lampada per rendere il tutto molto più bello, più elegante, e poi una bella sedia perché è importante, quando ci dobbiamo truccare ci dobbiamo sedere, dobbiamo essere comode anche perché a volte il trucco ci porta via un po' di tempo. E quindi perché no, scegliere anche una sedia di design bellina, magari colorata, rosa, insomma, lì potete in ogni caso sbizzarrirvi. Niente, poi ci sono tantissime possibilità, tantissima, cioè potete usare la fantasia in tutti i modi. Nella parete vicino alla vostra toilette potete mettere dei quadri tanto carini che possono rappresentare voi, delle foto, oppure quadri di moda, quadri di fiori colorati, rosa, nero, insomma, lì chiaramente in base ai vostri gusti. Insomma, ci sono tante, tantissime idee. Magari potete anche in un angolino sistemare il vostro cavalletto col telefono, magari se volete fare un selfie, un mini video da postare sui social. Ecco, potete fare tutto quello che volete, ecco, in un piccolissimo angolo, perché poi alla fine ci vuole un angolino piccolino, potete creare tante dinamiche, tra cui anche quelle delle fotografie o dei video per TikTok. Non lo so, se amate TikTok, quello potrebbe essere il posto ideale se vi state truccando e volete far vedere a tutti i vostri amici che trucco state usando. Insomma, ci si può sbizzarrire. Io vi consiglio anche di visitare Pinterest, perché Pinterest c'è di tutto e di più. Poi cosa potete anche aggiungere magari vicinissimo alla vostra toilette per terra un tappetino, magari ci appoggiate sopra la sedia e scattare una bella foto e far vedere il vostro angolo trucco alle vostre amiche, che chiaramente ve lo copieranno subito, è possibile, no? E quindi niente ragazze, io poi posso anche dirvi che un cenno storico, la toilette comunque è un complemento d'arredo molto femminile, chiaramente, ma si pensa che la prima comparsa sia addirittura del 1600, quindi voglio dire, noi donne ci avevamo visto bene già da un po', e quindi da lì in poi è diventata un'icona di bellezza. Perché? Perché comunque ci aiuta a renderci più belle, a rendere cura la nostra bellezza, perché con la vostra toilette non solo vi potete truccare, ma potete farvi i boccoli, potete lisciare i capelli, li potete asciugare, perché di fronte a voi avete uno specchio meraviglioso, super illuminato, per cui insomma, è tutto perfetto. Possiamo uscire di casa bellissima grazie alla nostra toilette. E poi, come vi ripeto, ci sono tantissime soluzioni pratiche a buon prezzo. Diciamo che la console trucco è un delizioso mobile alla moda, per cui che dire. Portiamocela a casa la moda, no? Anche perché poi arreda, è veramente carino poter entrare nella propria camera da letto e vedere questo angolino ordinato, no, è veramente una cosa carina. Quindi ragazze, niente, se vi piace l'idea di una toilette trucco nella vostra camera da letto, vi consiglio a non solo di guardare il mio video, ma anche di leggere il mio articolo sul mio blog. E niente, ragazzi, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social e se vi va, leggete il mio blog valentinafashionbeauty.com. È finito, anche questo video è finito. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie. Ciao!